Iniziamo la prima puntata del nuovo podcast diocesano sulla pastorale adolescenti. Un podcast attraverso il quale attraversare con gli educatori la traversata con i loro adolescenti, attraverso racconti, spunti, riflessioni. Sì, abbiamo capito che il progetto si chiama Attraverso, non mettiamolo in ogni frase però. Allora dillo te, come si chiama questo podcast? Benvenuti a Point of View Educatori Attraverso. Ciao, siamo Matteo e Riccardo. In ogni puntata affronteremo un ponte diverso che ci porterà a percorrere diverse vie del progetto Attraverso. Iniziamo ad incamminarci, direi. Sì, abbiamo giusto vissuto la festa di apertura dei nostri oratori ed è ora di partire. Eh sì, partenza è proprio la parola chiave di questo periodo dell'anno in cui prendersi del tempo per curare la relazione e la conoscenza dei ragazzi. Conoscerli, dici bene, è proprio la chiave. Ascoltarli per fare tesoro dei loro racconti e pensare proposte ad hoc. Sì, avere un progetto personale nella comunità, Ricky, è proprio il primo pilastro del progetto Attraverso. Il primo pilastro? E quali sono gli altri? Ecco la prima domanda che ci farà attraversare il ponte di oggi. Ogni puntata avrà una domanda diversa per il quale incamminarci. Bene, andiamo allora. Il primo passo è chiedere all'app Attraverso. Senti cosa ci dice. I quattro pilastri. Ogni ponte necessita di basi solide che conferiscano stabilità. Nell'itinerario che abbiamo immaginato, il ponte che sostiene il percorso degli adolescenti ha quattro pilastri. 1. Progetto personale nella comunità. 2. Formazione educatori. 3. Alleanze educative. 4. Esperienze. Quindi ha detto progetto personale, formazione educatori, alleanze educative, esperienze. Ti faccio una proposta. Facciamo una sintesi di questi pilastri e riguardiamoli, partendo però dal fondo, così poi ci concentriamo sulla specificità dei ragazzi, degli adolescenti. Ah, ci sta, sì. Allora, partiamo dal quarto pilastro che parla delle esperienze. Vorremmo che tutto il cammino che gli adolescenti vivono in oratorio fosse totalmente vissuto attraverso delle belle esperienze. E io, educatore, ti risponderei, ma noi facciamo già tante belle cose, attività, eventi con cui riempiamo l'anno. Sì, ma la vera domanda è, tutto quello che facciamo sono esperienze che educano, cioè che fanno crescere gli adolescenti? Riusciamo a dare significato a quelle esperienze che viviamo? E qui però torniamo ancora al conoscere ogni singolo ragazzo, perché per proporre certe esperienze devo conoscerti bene. Infatti, il terzo pilastro dà un'indicazione in più su questo. Il fatto che abbiamo bisogno di occhi che osservano e supportano i ragazzi esterni anche all'oratorio. Penso alla famiglia, alla scuola, allo sport, che ci aiutano ad avere un punto di vista più completo sui nostri ado. Capisco però fare l'incontro con i genitori, ma secondo te uno può andare a parlare con i professori a scuola? No, certamente no. Però si potrebbe partire dalle domande che vivono a scuola, rispetto a quello che studiano, rispetto a quello che fanno, rispetto alle esperienze che vivono tra i banchi. Ed eccoci a un punto ora bello impegnativo, la formazione degli educatori. Impegnativo perché c'è sempre poco tempo da dedicarci. Sì, ma ormai Ricky, è fondamentale vivere delle belle esperienze con i ragazzi anche attraverso la formazione. Sì, credo sia importante soprattutto sentirsi accompagnati in ciò che succede, che facciamo, sia dagli altri educatori, ma sia anche dal responsabile che ci segue. Ecco Ricky, questi pilastri sono così importanti che gli dedicheremo altre puntate. Oggi però vogliamo parlare del primo pilastro. Facciamo un gioco. Prova a leggere il primo pilastro sull'app e me lo spieghi come lo spiegheresti a tua nonna. Ok, dai, aspetta, prendo il telefono, allora l'applicazione, il senso... Primo pilastro, eccolo qua. Ecco, intanto che Ricky legge, vi spoilero perché abbiamo scelto questo titolo del podcast, Point of View, Educatori Attraverso. POV è il punto di vista privilegiato di ogni educatore, che è chiamato a vedere ogni adolescente come un singolo dono. Il nostro obiettivo è che ciascun ado guardi alla sua crescita in questo modo. Poi, vabbè, non ci siamo dimenticati la I, ma volevamo richiamare il ponte che stiamo attraversando. Quindi, Point of View. Bene, Ricky, ci sei? Sì, ok, ci sono, posso spiegartelo o provarci. Direi che ogni ragazzo è unico e diverso. Per questo serve ascoltarlo e parlare con lui o con lei, avendo una relazione personale a cui dedicare tempo, per capire cosa sia meglio proporre come attività, esperienza o anche servizio durante l'anno. Sì, è bello vedere ogni ado come un dono unico, inserito dentro in un gruppo, ma che non corrisponde al gruppo stesso.
Hai ragione, a volte c'è proprio il rischio di pensarli come un tutt'uno. Mi è capitato più volte di parlare degli ADO o del gruppo ADO, dimenticandomi che fossero invece Sofia, Elisa, Lorenzo, Daniele. Dai Ricky, ma proviamo a buttare lì qualche idea per mettere in pratica questo pilastro. Allora, sicuramente possiamo scrivergli un messaggio per sapere come sta andando la scuola. Secondo me è una bella cosa da fare. Un'altra idea invece, Ricky, la rubo dal mio don di quando ero educatore alle prime armi, che ci spingeva ad andare a vedere le partite o le gare degli ADO o a partecipare al loro saggio. Ora che lo dici, è vero, proprio l'anno scorso sono andato a vedere la partita di basket dei ragazzi con tutte le ragazze e chi non giocava a basket. Gli hanno fatto pure dei cartelloni, è stata proprio una bella giornata. Sì, poi secondo me un altro aspetto è perdere tempo con loro, tra virgolette, cioè dedicargli del tempo prima o dopo l'incontro, sai, quei lunghi discorsi fino a mezzanotte, in cui però ciascun adolescente si sente ascoltato, si sente importante, si sente un dono. Ti dico di più, c'è anche l'accompagnarli a casa senza dover far uscire i genitori in macchina. Lì sì che ti allei con la famiglia, che apprezza queste piccole attenzioni. Beh, anche comodo, soprattutto. Ma proviamo a pensare anche a qualcosa di più strutturato. Ovvero pensare, per esempio, a un paio di momenti durante l'anno in cui fare il punto della situazione, del loro cammino di fede, per parlare un po' più in profondità. Sì, ecco, per far questo però è importante costruire una relazione con tutti quei gesti che ci siamo detti finora. Siamo così arrivati alla fine di questo primo ponte. Cosa ci manca da attraversare? Secondo me è importante avere in mente quella domanda da farsi ogni volta che si pensa a un'esperienza da proporre, ovvero il come. Come la vivrà Simone, ad esempio? Come la vivrà Sofia? Hai proprio ragione, Matteo. Credo che questo sia proprio il punto focale del nostro discorso. Adesso però, lasciandoci il ponte alle spalle, non resta che chiedere a voi, educatori che ci state ascoltando, come vivete la relazione personale con i vostri di adolescenti? Sarebbe bellissimo ricevere delle storie tramite dei messaggi vocali che parlino proprio di questo. Potete inviarceli ad adolescenti@diocesi.milano.it. Nel frattempo noi ci risentiamo alla prossima puntata. Noi siamo Matteo e Riccardo e questo è Point of View, Educatori Attraverso.